Oggi, 1 maggio, celebriamo la festa di tutti i lavoratori perché, grazie al lavoro, l'individuo si procura i mezzi economici per vivere, si realizza come persona e contribuisce al progresso della società. Il grande Dalai Lama dice che ognuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o per la sua nazione, ma a favore di tutta l'umanità. La festa del lavoro nasce a Parigi il 20 luglio del 1889. Allora venne organizzata una grande manifestazione per ridurre la giornata lavorativa a 8 ore. Fu scelta il 1 maggio perché nel 1886 a Chicago fu repressa nel sangue una manifestazione che procurò numerosi morti. A metà del 1800 i lavoratori non avevano diritti, lavoravano anche per 16 ore al giorno e in pessime condizioni. Allora fu indetto uno sciopero per ridurre la giornata lavorativa e ottenere diritti e condizioni di lavoro migliori. La Costituzione italiana attribuisce grande importanza al lavoro, tanto che l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è ciò su cui ci fondiamo sia come persone che come società. L'articolo 4 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce il lavoro come diritto e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Il lavoro assicura a ogni individuo di procurarsi i mezzi economici per vivere, gli permette di realizzarsi come persona e di contribuire al progresso della società. Pertanto, lo Stato ha il dovere di creare le condizioni perché tutti possano trovare un'occupazione. Il lavoro è un diritto perché tutti devono avere la possibilità di lavorare e di non perdere il lavoro. Esso è indispensabile in quanto consente di soddisfare i bisogni essenziali per sopravvivere. È un diritto perché serve per poter guadagnare e quindi vivere nella società senza pesare sugli altri. Il lavoro non è solo un diritto ma anche un dovere. Attraverso il lavoro ognuno contribuisce alla vita della collettività. Esso rappresenta lo strumento mediante il quale può realizzarsi il bene e il progresso comune. Grazie alle leggi che tutelano i lavoratori, oggi la classe operaia è ben organizzata. I lavoratori hanno turni giornalieri dalle 6 alle 8 ore e le ore in più sono pagate come straordinarie. La sicurezza sul lavoro è certamente migliore rispetto al passato ed i lavoratori godono di riposo settimanale, ferie, permessi pagati, usufruiscono di periodi di malattia e dignità in caso di infortunio. Non subiscono pressioni o discriminazioni. Ci sono professioni che più di altre si svolgono in situazioni pericolose e ambienti di lavoro che nascondono dei rischi. Le misure di sicurezza devono essere garantite a tutti. Salute, sicurezza e benessere dei lavori sui luoghi di lavoro sono obbligatorie per evitare o ridurre i rischi legati all'attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali. Esistono molti lavori pericolosi e spesso si verificano incidenti che potrebbero essere evitati. Molti perdono la propria vita per distrazione, per non aver indossato le attrezzature adatte o per non aver osservato misure di sicurezza. Le principali cause di incidenti sul lavoro: usi impropri di utensili, lavorare senza dispositivi di protezione, cadute a terra e dall'alto, perdita di controllo di un mezzo di trasporto. Non dimentichiamo, nel mondo del lavoro ancora oggi vengono impiegati e sfruttati molti bambini. Anche se in Italia dal 1967 il lavoro dei bambini e dei ragazzi fino ai 15 anni di età è vietato, purtroppo molti violano la legge e i ragazzi che lavorano lo fanno quasi sempre in nero, in condizioni disumane. Sono piccoli schiavi che lavorano con retribuzioni da fame, senza contratti né tutele. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata il 20 novembre del 1989, riconosce ai bambini diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e si pone il compito di assicurare loro protezione e cura, per garantire anche a chi è più debole e indifeso una crescita serena. Tutti i bambini hanno diritto ad essere protetti da ogni forma di maltrattamento, abuso, sfruttamento da parte di chiunque. Articolo 32. I bambini hanno il diritto a non svolgere lavori pesanti e pericolosi per la loro salute o che impediscano di andare a scuola. Dunque, il lavoro deve essere garantito e svolto dagli adulti, mentre ai bambini deve essere assicurata la possibilità di avere un'istruzione capace di fornire loro conoscenze, competenze e abilità tali da avere un domani un lavoro dignitoso ed essere parte attiva nella società. Martin Luther King diceva: «Se un uomo viene chiamato a fare lo spazzino, dovrebbe spazzare le strade come Michelangelo dipingeva, o come Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie».
Dovrebbe spazzare le strade così bene che tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero a dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro.